Cavalieri della Lore, bentornati. Io sono Occhi, della Shatcrow. Per chi già mi conoscesse, io sono Alberto. Oggi siamo qui su Conarium. Questo settaggio dovevo farlo prima, scusate. Siamo qui su Conarium, gioco ispirato ad una storia dello scrittore Howard Phillips Lovecraft. Ed entreremo nei reami dell'incubo. Nuova partita. Sì, l'audio del gioco è troppo All alto, life is avvisatemi. only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Scusate se non riuscirò a fare una traduzione in tempo reale di quello che verrà, di quello che coprirà schermo. Proverò al massimo delle mie potenzialità, ma non sono estremamente pratico nella traduzione simultanea. C'è una persona. Siamo passati da una grotta ad una casa. Salve. Dr. Faust, is that you? Dottor Faust. Che gli è successo agli occhi? Cos'è quella roba che abbiamo sulla mano? Dove siamo? Chi siamo? Non posso muovermi. I'm lost. The pain is subsiding. I thought my head was about to explode. Il dolore era insopportabile, pensava che mi sarebbe esplosa la testa. Cos'è esattamente questo macchinario? Ciao Francesca, ben arrivata. Ti sei persa praticamente niente, l'ho cominciato un attimo fa. Diario di una spedizione. Non posso leggerlo all'interno. Sciamanismo antidiluviano. Mi si sente bene? O l'audio di gioco è troppo forte?
Sahety plant. Usciamo dopo, vediamo cosa ci può dire il nostro protagonista su questo. This device, its noises are resonating in my mind. Il suo suono risuona nella sua testa. Nella nostra testa. Una bussola, ok. I fogli per terra, qua qualcuno. Note dell'osservazione della quarta sessione di iniziazione. 7:05 di mattina. Tutti i partecipanti hanno consumato il The Versailles 5 minuti fa. E sono entrati in un in una specie di stato, in uno stato alterato di conoscenza di non conoscenza, coscienza. No, nemmeno. Di consciousness. Di qualcosa, insomma. Tutti loro stanno adesso vagamente muculando nei loro sogni, come se stessero cantando qualcosa, ma i suoni non sono consci. Oh santo cielo. Visto il movimento del loro bacino e always. E come sempre ho pensato, ho sperato che fosse perché stessero vedendo qualcosa. Mi stai spammando faccine? Aiuto, non riesco a tradurre velocemente sta roba. Anche perché comunque non capisco OBS, non mi sta connettendo alla chat del programma. Come al solito il macchinario sta humming and glowing. Si sta illuminando e muovendo, penso che sia. Ma questa volta l'atmosfera è differente dalle altre volte. Qualsiasi sia la ragione, qualsiasi sia la ragione di questo, sembra quasi fantastico, dai. Questo congegno fantastico stia stia trasmettendo qualcosa in un codice che non conosco.
Sta iniziando ad essere sempre più stressante essere qua da solo. Nel mezzo di questo freddo. Incense filled room. Queste stanze piene di incenso. Dim, però non so cosa sia. 7:19. Sound 2000 light intensity. Mi sembra che l'intensità dei mugulii dei soggetti si stia intensificando. Colori e forme stanno danzando sulle pareti. Con il ritmo ecco dentro e fuori del macchinario. Posso sentire il vento ululare fuori. Forse una tempesta di neve si sta avvicinando, o forse qualcosa di peggio. Esattamente 5 minuti e 3 secondi sono passati. 7:24. Sono andati fuori dalla mia area di expertise e di guida. Non posso fare null'altro che sperare per un loro ritorno il più salvo possibile. Cioè per un loro ritorno. Ritorno che sia sano, penso. Fra, dammi conferma se ho sbagliato, cioè, dammi una mano perché purtroppo con l'inglese non sono molto bravo. Fastidioso comunque sto rumore di sottofondo alle lunghe. Capisco che serve a creare atmosfera, però. Documenti. Ah, è questo. Io capisco che siamo da soli, ma se questo qua parla di nuovo, potrei cacciare un urlo. Ho sbagliato tantissimo tasto. L'energia ausiliaria necessita di essere attivata manualmente dall'esterno. Ottimo.
Ciao Giulia. Dal supervisore Nikolai Hansen. Data non si sa. Una tempesta di neve è prevista a colpire nelle prossime 2 settimane. È molto importante prendere le misure di sicurezza e informare tutto il personale responsabile quando esce. Mi si sente bene o vengo coperto dall'audio del gioco? Si prega di considerare che la connessione radio dalla base alla nave potrebbe non essere operativa durante il periodo della tempesta di neve. Questo simbolo mi inquieta non poco. E dovunque. Mi si sente bene, ottimo, ottimo. A me a volte va a scatti per la mia connessione. Sto già cominciando a droppare frame. OBS, datti una mossa a collaborare per cortesia, perché vorrei evitare che ci fossero problemi. Mi so che non risponde, per quello nessun non ti preoccupare. Una nave, o almeno la carcassa di una nave. Famiglio? La visita di un famiglio? Di una creatura magica, penso, suppongo, di un qualcosa di esterno. Nei piani inferiori? Once more? È stata, cioè, un'altra volta nella forma di un gatto nero. Quest'eco di quest'immagine spettrale. Rooms. Aleggia, cioè infesta le 7 stanze. Quale peccato ha chiamato? Quale peccato l'ha richiamato fuori dal suo vuoto? Looming being a host like, che caspita. Looks like we're having a power problem right now. It's stuck. Bloccato. Locked. Questo lo immaginavo. Locked. Ma
è tutto chiuso? Ah, è quella di prima. Questo invece. Attenzione a tutti i membri del gruppo della ciurma, effettivamente, che hanno problemi a dormire. Gli esami condotti riguardo all'incrementare degli incidenti recenti. Mi ha portato a credere che ci sia una ragione dietro questa strana forma di febbre intensa. I sintomi di questo problema sono insonnia, forti mal di testa, avere visioni o sentire voci. Tutti quelli che hanno sofferto di questi sintomi sono richiesti. Ok. A che racconto di Lovecraft si riferisce? Le montagne della follia. Dovrebbe essere alle montagne della follia. Allora, appunto, questi sintomi sono richiesto di fare riferimento a me personalmente per un... Ok, allora no. Quale pensavi che fosse? Vabbè, questa la chiudo perché emergenze mediche. Credevo fosse ambientato nel sottomarino. No, siamo in una base artica. Facciamo finire con le sessioni sanguinarie. Sì, di qua si esce, ma... Oddio, me non ricordo. Ma siamo usciti così, eh? Ma fammi rientrare subito. Ma che siamo scemi? Fammi mettere almeno un cappottino. Tutto è bloccato, quindi mi sa che la nostra unica opzione è uscire senza il cappottino durante una tormenta di neve. Ottimo. Dove devo andare? My mind is cloudy, but all I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. La mente annebbiata, non riesce a ricordare soltanto del loro arrivo alla base artica, ma poi nient'altro. Se non forse ho letto male, ho dovuto leggere abbastanza velocemente e non è che si vede molto bene qui. Che spavento, chiudi. E sta chiuso.
Con calma. Ma van veloci purtroppo. Van veloci qua purtroppo. C'è qualcosa che blocca. Mi spavento. Allora. Ok. Nessuna reazione. Stagli dietro. Dove? Dove lo devo portare questo? This hose was tampered with. This hose was tampered with. Fatto il pieno di benzina anche se sembrava altro. Suppongo. This hose was tampered with. Ho capito. Ma me lo rimette dentro, no? Preso dal nastro adesivo. It's locked. Questa è chiusa. Ah, ho capito, devo chiudere qua. Devo ripararlo, ok. Abbiamo ridato elettricità alla base. Ok. Chiaramente qualcuno da non seguire, amico mio. Chiaramente qualcuno da non seguire. Che spavento. This is Upuwat Expedition Base. Pequot, please come in. I repeat, this is Upuwat Expedition Base. Pequot, do you hear me? There is someone who can hear me. Please, come in.
Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. C'è qualcosa che dà problemi alla comunicazione radio, purtroppo. Ecco una macchina fotografica. Peccato i riflessi che mi accecano ogni volta. Allora, per un breve periodo di tempo, le mie notti sono state infestate da dei bizzarri incubi, dove io venivo... dove io parlavo con una figura senza sostanza. Quando mi svegliavo ogni mattina non riuscivo a ricordare. Nemmeno. Cioè non riuscivo a ricordare né il suo viso o il contenuto del dialogo, ma non penso che sia quello. Soltanto la sua forma. Talking in a sombra tone. E parlava con un tono molto basso. Molto sobrio. Quegli incubi mi trattenevano dal dormire bene, nella confortevole. Quel tipo di sonno che io anelo. Non l'ho menzionato a nessuno finora, ma ho l'impressione che le No, non riesco a capire. Andrei via da qua perché inizia ad essere un pochino inquietante. Ma cos'ha oggi? Beh, io direi che possiamo tornare qua dentro. L'unico punto dove che possiamo andare purtroppo è quello dove che abbiamo visto questa figura. Se non fosse un posto inquietante ci passerei la vacanza. No. Però di qua c'è soltanto quella figura. Le porte che si chiudono da sole, ogni volta mi prendo un infarto. È la nostra unica alternativa. Salve. Posso chiudermi dentro? Ho sentito un rumore. Posso?
posso chiudermi dentro uno di questi armadietti, no, non penso di starci. Sì. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Nikolai Gogol, The Portrait. Siamo noi. Il signor H. Andersen, effettivamente. C'è una giacca. Giustamente. Ma no, cosa succede, Giulia? Che fai la faccina di Isaac che piange? Ma io perché mi ostino a giocare questo genere di giochi a quest'ora che poi non dormo più la notte? Anch'io sono un demente. Ma perché? Sono un deficiente. Ma perché? Perché mi metto a fare sti giochi a quest'ora? E che ci fanno tutte queste maledizioni di statuette all'interno di un armadietto? Dai! Jumpscare maledetto. Niente più facile. Guarda, puoi clippare quando vuoi, fra. Signor N. Hansen e H. Andersen. Dove sono finite queste due persone? Te non so se hai visto. Penso di sì, però, perché mi sa che già l'è arrivata. Quando c'è passata davanti quella simpaticissima silhouette scura. Che anche lì ho preso un mezzo infarto. Vabbè, però non è possibile. Apri una porta, si trova. Però preferisco andare di qua piuttosto che di là. Cos'è tutta questa condensa? Ci siamo soltanto noi? Com'è possibile che consumiamo così tanto ossigeno? Ci sono troppe porte. Chiudi. È finita, eh. Ancora no, purtroppo. So che vado avanti ancora un tot, non posso fermarmi così alla prima difficoltà. Oh, vi ho trovato una nota riguardo la spedizione. Scappa, ci fosse un punto dove scappare. Allora, statuette dura la contenza, corri. Sono contento di avervi in live, così almeno riesco a dimenticare per un attimo che questo è un horror. Simpaticissimi sistemi di no, mi sono perso il commento. Mi è andato in riconnessione proprio quando ha commentato la fra. Ah, ci tieni la manina, grazie. Allora, so che siamo vicini. Per quello che stiamo cercando, durante la sessione di adattamento eravamo
qui nella stanza delle riunioni e ho sentito una guida di qualche... cioè un... Oh, mi sto spaventando, sicuro. Guarda, sicuro che ci credo. Non è spaventato. È perché lei in realtà questo gioco già lo conosce. In realtà anch'io, però l'ultima volta che l'ho visto è stato tipo 4 anni fa. Quindi c'ho un po' paura. Aiuto! Non mi ricordo nulla. Allora, ho sentito una guidance. Guidance! Ricordatemi, ragazze. E tipo, cos'è che vorrebbe dire? Cosa puntava? Sentite, faccio un attimo, stacco un attimo qua, riprendo fra un minuto, provo a capire perché OBS non mi apre, non mi fa vedere la chat, provo a capire perché sto cellulare continua a perdere la connessione. Datemi un minuto, ritorno veramente fra un istante perché so che mi sto perdendo una cosa come 800 messaggi. Fatemi un istante.